Ben ritrovati a Terre Lombarde, il nostro magazine di approfondimento settimanale dedicato al mondo agricolo. Oggi siamo in Lomellina, siamo esattamente a Breme, capitale della cipolla rossa Deco, presidio Slow Food, una delle prelibatezze della gastronomia italiana, una delle grandi eccellenze gastronomiche del nostro bel paese, uno dei prodotti più ricercati dagli chef stellati. Andremo a scoprire questo prodotto, andremo in campo, andremo a conoscere diversi produttori, andremo anche a trasformarlo, ma soprattutto andremo anche a degustarlo, quindi non perdiamo altro tempo e cominciamo questo viaggio alla scoperta di uno dei prodotti più emblematici della Lombardia, della provincia di Pavia, ma soprattutto uno dei prodotti più ricercati a livello italiano. Andiamo! Iniziamo questo viaggio alla scoperta della cipolla rossa di Breme, la dolcissima, con Franco Berzero, storico sindaco del paese, oggi presidente dell'Associazione dei produttori della cipolla rossa, nonché anche dell'Ecomuseo del paesaggio Lomellino. Franco, come mai avete scommesso tanti anni fa su questo prodotto che oggi è esploso? Sì. Intanto un saluto a te, a Terre Pavia, grazie di essere venuti a trovarci e naturalmente un saluto a tutti i telespettatori. Questo prodotto è esploso effettivamente, come dici te, in questi 15 anni, parliamo degli ultimi 15 anni, anche se abbiamo una storia millenaria, ma non stiamo qua a raccontarci la storia di mille anni fa, che può interessare a qualche storico, ma non alla massaia, non a chi la sta consumando oggi. Noi praticamente in 15 anni, adesso io non sono più sindaco proprio da qualche mese, quindi in questi 15 anni siamo riusciti a portare questo prodotto da una superficie coltivata da 5, 6, 10 pertiche milanesi, siamo arrivati addirittura a 12, 13 ettari, che insomma è una cosa molto importante. Da 4, 5, 6 produttori, pensionati, eccetera, eccetera, siamo arrivati a oltre 20 produttori e quindi il quantitativo è decuplicato e anche di più. Siamo arrivati ad accontentare naturalmente subito le massaie, ma che era il nostro obiettivo, e poi strada facendo ci siamo ingolositi, siamo riusciti ad arrivare addirittura a far conoscere il nostro prodotto a Gianluca Tomasi, a Riccardo Carnevali, che fanno parte della nazionale dei cuochi professionisti, e quindi abbiamo fatto dei salti molto molto importanti. Per quanto riguarda il riconoscimento, perché questa cipolla non è che noi a Breme abbiamo la possibilità di avere un prodotto che altri magari non riescono a fare perché siamo più furbi, no, assolutamente. Noi abbiamo un terreno dove passava la sesia ai tempi, che si è ritirata, ha lasciato un terreno con delle proprietà organolettiche molto importanti, tra cui il limo e tante altre cose, e ci consente di avere questi prodotti diciamo con una croccantezza, una dolcezza, se parliamo di cipolla, ma anche tutto quello che si produce in quella zona ha un sapore particolare. Eravamo un po' fino a un po' di tempo fa l'ortaglia della Lomellina. Presidente, addirittura questa cipolla è considerata la dolcissima, addirittura, perché? Sì, dolcissima perché appunto grazie a questo terreno noi riusciamo a produrre questa cipolla che, oltre a essere dolce naturalmente, è molto digeribile e croccante, e questa cosa piace molto. Ecco, una cosa da dire sicuramente che in questi 15 anni abbiamo fatto dei passi da gigante, grazie naturalmente a tutti gli avventori, diciamo dalle massaie ai chef stellati, dove siamo partiti 15 anni fa con il riconoscimento Deco, poi siamo diventati 2 anni fa presidio Slow Food, e quest'anno da qualche mese siamo marchio collettivo, che vuol dire che da oggi nessuno può più esporre l'etichetta cipolla rossa di Breme se non è un prodotto diciamo che parte dall'associazione dei 16 produttori. Quindi noi abbiamo diciamo informato tutta la nostra clientela e anche i nostri amici produttori, anche se non producono Breme, che assolutamente non possono più utilizzare questa dicitura cipolla rossa di Breme. Questo insomma è un segnale importante soprattutto anche per garantire quella filiera, ma soprattutto per garantire quella qualità ai consumatori. Io vedo dei cartelli proprio all'ingresso dell'abbazia: Breme storia, Breme cultura, Breme natura, Breme ovviamente dolcissima. Quindi in questi anni siete riusciti a coniugare tradizione, soprattutto storia, e questa è la dimostrazione, questa sì, abbazia che abbiamo alle spalle, ma soprattutto anche tutto quello che è il mondo gastronomico legato appunto alla cipolla rossa di Breme. Quindi avete fatto un cerchio chiuso: storia, tradizione e gastronomia.
Sì, infatti noi quello che consigliamo è sempre di più, non abbiamo più bisogno di consigliare perché con il passaparola sta avendo un grossissimo successo, passare una giornata, due giornate a Brema, a fare che cosa? Andare con una bicicletta che noi diamo gratuitamente, si chiama Ti Presto la Bici, una bicicletta campagnola, te ne vai in mezzo alla natura, alla confluenza del Po e del Sesia, tanto per iniziare e cominciare a conoscere flora, fauna della Lomellina, che è molto molto importante. Dopodiché arrivi, ti fai una pausa, ti prendi un aperitivo, poi magari assolutamente vai in una delle due trattorie, ti fai una degustazione a base di cipolla rossa, nel senso naturalmente tutte queste ricette, oppure anche di tradizioni lomelline, perché no, bremesi. Dopodiché la dote storica c'è, lasciato dei monumenti incredibili dal X secolo al XV secolo, a partire dalla cripta, a partire dal battistero, a partire dall'abbazia stessa, dalla cucina dei frati, e quindi quando siamo sempre aperti tutto l'anno gratuitamente, uno arriva, scende in cripta, scende diciamo nella cucina dei frati, va a vedersi il battistero, tutto gratuito, c'è anche una locandina che racconta in sintesi che cosa sta vedendo, e quindi facciamo anche una pausa di storia. Dopodiché abbiamo anche la possibilità di fare anche passeggiate e quant'altro, insomma, ecco, quindi abbiamo creato una specie di diciamo di possibilità di stare qua in tranquillità, diciamo passando dalla natura alla storia alla gastronomia, e questo ci sta pagando molto, sì. In quest'ambito, Sidoc, si muove anche l'ecomuseo del paesaggio lomelino, di cui lei è presidente, una realtà particolarmente attiva che mixa pubblico e privato, che vuole appunto promuovere questo territorio. Sì, con l'ecomuseo io ho portato un po' dell'esperienza che avevo accumulato qua nei miei 15 anni da sindaco, 10 anni, che insomma sono 4 anni che sono presidente dell'ecomuseo. Abbiamo cominciato a parlare dei castelli con l'iniziativa La Piccola Loira, siamo stati molto attenti alle giovani generazioni, primaria e secondaria, quest'anno tra Robbio, Mede, abbiamo portato oltre 450-500 ragazzi a vedere che cosa? A vedere le nostre cose. Lomellini, dobbiamo far crescere un po' di lomellinità, un po' di radici lomellini nei nostri alunni, li portiamo a vedere le garzaie, li portiamo a vedere i castelli, li portiamo a vedere i centri storici, ma sono loro, è la classe degli alunni che decide che cosa vuole vedere. Naturalmente poi abbiamo la cesta lomellina, dove si è ingrandita sempre di più, abbiamo circa 40 prodotti che neanche i lomellini conoscono, e vi invito a vedere, andare a vedere il sito Ecomuseo del Paesaggio Lomellino, che ha avuto circa 1.700.000 visualizzazioni nel giro di pochi anni, e quindi credo che anche come ecomuseo stiamo dando una mano a questa Lomellina che la merita. Poi non ultimo, abbiamo da poco, come sai, abbiamo ideato questa bandiera della Lomellina, e che vorremmo dal prossimo anno all'8 maggio che sia un po' la giornata della bandiera Lomellina, e questa sicuramente grazie anche al vostro aiuto si potrà sicuramente attuare questa bandiera molto semplice, che c'ha uno sfondo verde che è un po' lo sfondo della bandiera della nostra regione, e poi abbiamo un sole fatto da 9 chicchi di riso, che sono le stesse lettere della Lomellina, e poi naturalmente in un chicco di riso abbiamo i colori del nostro tricolore, che non vuol dire altro che consuma italiano, consuma Lomellina, consuma Pavese, consuma quello che ti pare, ma non andiamo a impegolarci in altre destinazioni che assolutamente non sono paragonabili al nostro, ecco. Bene Franco, grazie mille per questo inizio, che ci ha raccontato la storicità di questo luogo, ma soprattutto la bontà della dolcissima. Se sei d'accordo, io vado in campo, come faccio sempre, perché voglio toccare dal vivo, certo, questa magnifica cipolla. Andiamo. Certo. Finalmente sono arrivato in campo, come si suol dire. Qui trovo Marco Aceti, uno dei produttori storici della cipolla rossa di Breme. Alle nostre spalle stanno ovviamente raccogliendola. Marco, come nasce questa cipolla? È un procedimento lungo, se non sbaglio, insomma, perché prima bisogna seminarla, poi bisogna fare il fiore, insomma c'è una lavorazione non da poco. Sì, la lavorazione è lunghissima, praticamente dura 11 mesi dal seme, che essendo produzione autoctona dobbiamo produrre noi chiaramente, alla semina, che avviene la prima settimana di agosto, al trapianto, che inizia verso la fine di ottobre,
al raccolto che in questi giorni stiamo procedendo appunto al raccolto, per cui metà giugno. È una gestazione praticamente di 10 mesi di pazienza e di cure amorevoli, perché questa coltivazione è fatta assolutamente tutta manuale, per cui erbacce, estirpazione delle erbacce e zappatura della cipolla viene eseguita completamente a mano. Chiaramente non possiamo usare prodotti chimici, per cui usiamo prodotti principalmente biologici, e il risultato è ottimo, dovuto principalmente dal terreno. Il terreno che è un terreno golenale, dove nell'antichità trascorreva sesia, per cui ha lasciato nel corso degli anni questi sedimenti, praticamente 60-70 cm di sedimento. Se noi scaviamo 60-70 cm già troviamo ghiaia e sabbia del vecchio sesia, per cui rende questo terreno particolarmente fertile, con altissime percentuali di potassio e fosforo, che rendono questa cipolla dolce, croccante e soprattutto non rinviene mai. Per cui i nostri clienti, i nostri affezionati clienti e amanti di questa cipolla la prediligono estremamente, assolutamente cruda, in modo che cruda non ha assolutamente nessuna controindicazione, per cui la possono mangiare liberamente anche prima di andare a letto, per dire. come noi, che quando siamo impegnati in sagra ne mangiamo a bizzeffe di cipolle, poi andiamo a dormire liberamente senza problemi di alito cattivo o soprattutto di digestione. Marco, alle nostre spalle si stanno raccogliendo le cipolle. Ecco, come avviene questa fase, che è una fase anche questa cruciale? Ecco, questa è la fase più delicata, per cui questa cipolla resiste a temperature molto basse in inverno, ma è molto fragile, per cui non va sbattuta sicuramente, perché la minima ammaccatura la cipolla marcisce, per cui è una cipolla delicatissima. Questo è un momento cruciale, per cui va trattata con cura. I signori che vedete alle mie spalle stanno procedendo al taglio del verde, dopodiché si fa asciugare al sole per qualche ora e poi si ritira ed è pronta per essere insacchettata e pronta ad essere consumata. Grazie mille Marco per queste utili spiegazioni su questo prodotto, questa grande eccellenza. Io raggiungo un altro produttore, che è Francesco, perché con lui volevo parlare di una grande tradizione qui a Brema, ovvero della sagra. Una sagra che ormai dura da 40 anni, tutta dedicata a questa cipolla rossa. Insomma, esatto. Siete riusciti a promuoverla anche con un evento che ormai richiama persone da tutta la Lombardia e non solo. E non solo, anche da tutta Italia, ormai, sia per venirla a mangiare, sia per assaggiarla, spediamo ormai da tutta parte d'Italia, anche non solo fuori, anche dall'Italia. E va bene, è dolce, è buona. Tutti sono contenti, anche sulle sagre. Sulla sagra c'è tantissima gente che viene ad assaggiare i nostri piatti tipici, la zuppa, principalmente le insalate, che sono le migliori e sono dolci. Certo, quindi queste caratteristiche attirano le persone e attirano anche i grandi chef addirittura. Esatto, i chef e i ristoranti continuano a chiamarci per le consegne di cipolle, perché ormai chi l'assaggia ormai è abituato a avere questi gusti strani fuori dal comune, insomma, ecco, perché in effetti siamo abituati ad assaggiare una cipolla più aggressiva, esatto. Invece questa è l'ideale. Proprio per mangiarla, ce lo diceva Marco, esatto. In modo soprattutto cruda, esatto, è digeribilissima come cipolla, si vede, si nota, chi è intenditore capisce la differenza tra una cipolla di mercato normale a questa cipolla qui, che è una nicchia, la nostra nicchia per adesso, che fortunatamente funziona molto bene. Bene, grazie Francesco, però ricordo ai nostri telespettatori, segnatevelo perché è importantissima, che la seconda e la terza weekend di giugno, ogni giugno, ci ovviamente sarà la sagra della cipolla rossa di Brema. Deco. Segnatevelo, ovviamente. Io continuo invece il mio tour alla scoperta di questo prodotto e lo andremo a fare con un grande chef del territorio. A dopo. We'll be right back.
Eccoci con lo chef Riccardo Carnevali della Federazione Italiana Cuochi, un grande ambasciatore di questo prodotto, perché ovviamente tu sei l'omellino ovviamente di nascita. Qui si sta lavorando per preparare e soprattutto per spedire chissà dove, qui lo vediamo in questi pacchi, questa cipolla rossa, la cipolla rossa di Brema, in tutto il mondo. Chef, domanda semplice: perché voi siete attirati da questo prodotto? Beh, io amo essere ambasciatore dei prodotti del territorio e non potevo non essere ambasciatore di questa cipolla incredibile. Come dico sempre, la grande cucina italiana fa parte di quei beni che dobbiamo preservare, e una delle cose buone del nostro territorio sono queste cipolle fantastiche che, non per togliere alla cipolla dolce di Tropea e tutte le altre, però avendole qua nel nostro territorio non si può che ammirarle, soprattutto non posso che farle conoscere ai miei colleghi che poi le ordinano, appunto perché è possibile farle arrivare ovunque, e quindi si trovano da Vicenza fino ad andare nell'estremo Piemonte, all'Emilia Romagna. Tutti mi chiedono dove le ho recuperate, anche perché io poi le posto e la gente vede queste cipolle enormi e rimane già innamorata del formato, ecco, perché le possono fare anche ripiene scavandole dentro, quindi ci sono anche lavorazioni un po' diverse dal solito che si fanno con le cipolle. Ecco chef, qual è diciamo il tuo impiego preferito in insalata, all'interno di risotti, piuttosto che in altre situazioni di cucina? Ma allora, sicuramente prima di tutto cruda tutta la vita, quindi che sia un manzo, una crudité di manzo in cui si mettono le lamelle sopra, anche semplicemente dei pomodori, quindi il pomodoro che è il frutto dell'estate per antonomasia, assieme a questa cipolla dolcissima dà un profumo, però non si ripropone, quindi è stupenda, ti dà proprio l'idea di estate, l'idea di freschezza. E poi naturalmente trasformata, perché appunto la cipolla di Brema, per portarcela dietro tutto l'anno, la andiamo a trasformare, e quindi poi sta molto bene sia nelle grandi carni, nelle carni stracotte, piuttosto che, come abbiamo già provato, con il riso, con i risotti. Quindi è veramente d'utile e si sposa bene un po' con tutti i gusti. Per la sua caratteristica che è dolce, ma soprattutto con questa aromaticità che rimane, ma non rinviene, diciamo, non è aggressivo. Chef, grazie mille. Grazie a voi. Buon lavoro. Grazie mille. Il nostro viaggio alla scoperta della dolcissima continua con Carlo Padula, produttore ovviamente di cipolla rossa di Brema, ma anche trasformatore. Questa è la curiosità per cui siamo venuti a trovarti. Carlo, ovviamente, da dove iniziamo soprattutto, ma cosa ci hai preparato? Buongiorno a tutti, io da produttore di cipolla rossa di Brema, oltre a vendere il prodotto fresco, facciamo anche il trasformato. Oggi vi propongo la composta di cipolla classica. Tre ingredienti essenziali: la cipolla nostra, la Deco di Brema, limone e zucchero di canna. E niente, perciò ovviamente poi la fai cuocere tutti questi tre ingredienti. Faccio cuocere tutti gli ingredienti, partiamo dalla mondatura, il lavaggio del prodotto, lo sminuzziamo, lo mettiamo poi nella pentola per dargli la giusta cottura, la giusta consistenza, e poi viene messo dentro il barattolino. Viene fatta la pastorizzazione del barattolino stesso e poi dopodiché viene fatta l'etichettatura. Certo, una trafila semplice ma complicata allo stesso tempo. Sì, perché detta così sembra molto veloce, ma invece ci vuole 3-4 ore come minimo, ci vogliono tutte. Certo, sì, per produrre un bel prodotto qualità come sono i tuoi. Ovviamente non si ferma la tua produzione alle confetture di cipolla rossa, ma va anche oltre, perché basta guardarsi in giro, insomma, hai perfezionato l'arte della marmellata a tutto tondo. Giusto. Ci siamo portati un po' avanti. Oltre alla nostra composta di cipolla classica, abbiamo provato ad aggiungere altri piccoli ingredienti come frutta o spezie, e come potete vedere ci sono tanti prodotti trasformati sempre con la nostra cipolla Deco come protagonista. Ecco, la marmellata
si può mangiare ovviamente su un banale pezzo di pane per gustarla sì. forse al più il naturale possibile, esatto. ma anche in una, diciamo, in una torta, vedo, esatto, che c'è preparato. Esatto, sì, una crostata, abbiamo fatto una crostata semplice con sopra la nostra marmellata di confettura di cipolla e arancia, e viene molta richiesta. Tantissimo richiesta, è la top di gamma nel settore, che è proprio lei la regina delle crostate. Poi vedo un'altra tua preparazione. Sì, perché noi oltre a essere un produttore sono anche una pizza on food, pizzeria in casa. Con questo posso, oltre a fare le mie pizze, trasformare sempre la mia pizza, la mia cipolla sulla pizza. Cioè, ma anche questa rende tanto, giusto, rende la cipolla tanto. Rossa sulla adesso, pizza? Sì, adesso come adesso viene tanto richiesta. Vabbè, la classica margherita con la cipolla sopra, ma anche la Bremese Special, nata da me, l'ho fatta nascere qui da me nel paese, con dei giusti ingredienti genuini a costo zero. Che sono? Allora, abbiamo pomodorino giallo, una base di pomodoro giallo, la mozzarella che mi viene dalla Campania, e abbiamo il nostro lardo lonzato, in uscita sui prodotti del basilico, la nostra cipolla fette che non deve mancare mai, e del gorgonzola. Carlo, complimenti, che dire, in bocca al lupo per la tua attività. Grazie mille, grazie, buongiorno a tutti. Ed eccoci alla fine del nostro viaggio, alla scoperta della cipolla rossa di Breme, ricordo, Deco e anche Presidio Slow Food. Chiudiamo questo viaggio ovviamente assaggiandola, andandola a degustare in una delle trattorie più storiche di questo territorio, trattoria La Mafalda, il tempio della cipolla rossa Deco di Breme. Alessia, che cosa ci avete preparato? Allora, abbiamo gli anelli di cipolla, l'insalata bremese che è tonno, cipolla e fagioli, la zuppa di cipolla, cipolla cotta, frittata di cipolla e insalata con cipolla e funghetti. Bene Alessia, grazie mille di averci illustrato questi piatti. Abbiamo rubato in cucina lo chef Massimo, che ci ha preparato con le sue mani questi piatti così eccellenti. Io sono curioso e anche goloso, voglio capire come hai cucinato sia la frittata che la zuppa, che sono due piatti tipici di questa tradizione. Allora, per la frittata ho messo in padella un pezzo di burro, ho fatto saltare un po' di cipolla fatta morire, dopodiché ho sbattuto le uova con il grana, un pizzico di sale, un po' di bicarbonato, e poi l'ho fatta girare 4 volte per farla perfetta. Per quanto riguarda la zuppa invece ho fatto il brodo di carne, cipolla tagliata sottile sottile, burro, anche lì fatta bollire per un bel po' di tempo, e poi servita con dei crostini dorati. Ovviamente la cipolla rossa di Breme si mangia anche cruda. Cruda, certo. Questa qui è la tonno e fagioli, che è la classica insalata bremese. Poi abbiamo quella con i funghetti, anche lei è una molto prelibata, e la cipolla cotta a vapore. Wow, che di solito noi serviamo col cotechino. Ideale, insomma, è una accoppiata. Questi qui sono gli anelli fritti di cipolla. Quindi li vai a tagliare? Sì, poi faccio la pastella con l'acqua frizzante, un po' di pepe, un po' di origano, e poi vengono fritti. Bene, grazie Massimo per averci raccontato in modo dettagliato questi piatti, grazie anche ad Alessia. E prima di chiudere questa puntata vorrei chiamare qui con noi anche il presidente dei produttori della cipolla rossa, Franco Berzero. Vieni qui di fianco a noi, grazie di averci dato la possibilità di raccontare una grande eccellenza come la vostra. Sì, grazie a voi, grazie a Telepavia, che è sempre presente sul territorio a promuovere appunto la Lomellina e il Pavese e l'Oltrepò. Siamo in Lomellina, quindi chiudiamo con questo incredibile tavolo di cipolla rossa. Volevo solo ricordare che oltre alla trattoria da Mafalda, a Breme abbiamo la trattoria Vecchia Locanda, e una cosa che dobbiamo sapere è che da quest'anno, da questo momento, la nostra cipolla è, oltre come Deco e Presidio Slow Food, è anche marchio collettivo. Bene, grazie mille Franco, io chiudo qui questa bella puntata dedicata alla cipolla rossa di Breme. Io vi do l'appuntamento alla settimana prossima con Terre Lombarde, e orgogliosi come sempre di aver raccontato anche questa bella storia agricola. Ciao!